Ragazzi, siamo a settembre e tra poco inizierà la raccolta delle olive, ma c'è da fare anche un bel lavoretto. La potatura estiva dell'olivo, che cosa significa? Allora, innanzitutto si fa tra agosto e settembre. Io già mi sono allungato un po' troppo, ma agosto faceva un gran caldo. Significa togliere alla base della pianta tutti quei rami che crescono su dalle radici, si chiamano polloni. E anche tutti quei rami dritti a sorgenti che crescono sulle branche che tendono all'orizzontale. Si chiamano succhioni, però i succhioni non si tolgono mai tutti, alcuni vanno lasciati, si chiamano tiralinfa, poi vediamo cosa sono, quali si lasciano e quali si tolgono. Poi di tutta questa ramaglia che non possiamo bruciare perché siamo in estate, la andiamo a tritare nel biotrituratore e avremo dallo scarto la risorsa. Vediamo tutto quello che c'è da fare insieme, semplice semplice, video senza impegno, venite con me che vi divertite anche, venite. Iniziamo subito ad identificare i polloni della pianta dell'olivo, sono questi rami che crescono sulle radici esterne della pianta, ma a volte anche dalle radici leggermente sotterranee, ma sono sempre superficiali. Sono dei rami che vanno tolti a filo del colletto di corteccia. Adesso vediamo come. Sono chiaramente rami che ci danno fastidio durante la raccolta, sono rami che non sono utili solamente che magari noi abbiamo una branca che si sta seccando. Allora possiamo allevarci un bel pollone e fare una nuova pianta, la sostituzione della branca. Ma in questo caso non ci occorrono e quindi li eliminiamo tutti quanti. Cerchiamo adesso di individuare il colletto del pollone. Allora, vedete questo piccolo anello qua di ramo, mi avvicino, di ramo che sta crescendo, quello è il colletto o il collare. Se noi riusciamo a tagliare in questo punto qua, la pianta riesce a cicatrizzare molto velocemente. Allora che dobbiamo prendere la nostra forbice, posizionare, un attimo che mi tolgo questo che mi sta dando fastidio, posizionare la lama vicino a questo colletto e con un taglio secco eliminarlo. In questo modo qua. Come vedete, il taglio risulta bello pulito e qui velocemente cicatrizzerà. I succhioni, prendiamo ad esempio questa pianta qua che è stata un po' lasciata andare da 3 anni a questa parte. I succhioni sono rami che crescono verticalmente, quindi sono assurgenti e crescono all'interno della chioma. Più poi la branca è piegata e più è facile che crescono. Si chiamano succhioni appunto perché succhiano la linfa ed invece di essere distribuita ai rami produttivi, cercheranno di succhiarsela loro e i rami esterni pian piano iniziano a deperire e questo chiaramente non va bene. Quindi noi con la potatura estiva andremo ad eliminare i succhioni, ma non li dobbiamo eliminare tutti. Alcuni, i più piccolini, come questo qua, li dobbiamo comunque sempre lasciare e andremo ad eliminare invece quelli più grandi. Perché li dobbiamo lasciare? Perché si dice che questi fanno da tiralinfa. Che vuol dire? Che se noi lasciamo questi piccoli rami che cercheranno di crescere, qua la parte della branca sarà sempre alimentata dalla linfa e non si rovinerà, non si seccherà. Altrimenti quello che potrebbe accadere è questo qua. Se noi non lasciamo nessun tiralinfa, pian piano la branca tende a seccarsi sulla parte superficiale e inizia a penetrare poi il marciume, la carie. E questo qui noi non lo vogliamo. Il succhione chiaramente va tolto tutti gli anni, se ha un anno eccolo qua, è come questo, se inizia a passare il secondo anno eccolo qua, il primo anno non è produttivo, dal secondo o terzo anno anche il succhione si mette in produzione chiaramente. Quindi il lavoretto da fare è come per i polloni, sempre rispettare il colletto di corteccia e andarli ad eliminare, lasciando però i succhioni tiralinfa. Elimino quelli che non mi interessano, questo qua lo elimino completamente, eccolo qua, posso andare a togliere anche questo e questo qua dietro, ma lascerò questo qua, ok? Questo qui oramai è diventato davvero grande
e me lo vado a togliere. Oramai questo qui sta già superando i 3,5 cm di dimensione, quindi anche per queste forbici, che sono di una buona qualità, inizia a diventare un lavoro difficoltoso. Come avete visto, ci sono volute due battute. Se poi vi interessano le forbici a batteria come questa, ragazzi, davvero comode, leggere, vi fanno risparmiare il tunnel carpale, scrivete all'interno del video nei commenti. Se vedo che c'è interesse, posso anche farvi un video dedicato alle forbici da potatura a batteria, anche vedere quali sono le differenze, in modo che faccio un tutorial dedicato solamente a quelle, a quell'attrezzo, diciamo, ok? Ecco qua il lavoretto che c'è da fare. Intanto però, per i più curiosi, metto nel box informazioni il link di questa forbice qua. Lo cliccate e vi si apre la scheda tecnica di questa forbice. Ci sono anche altre forbici più professionali, addirittura più da hobbista, insomma, un po' per tutte le caratteristiche. Cominciate anche voi a prendere dimestichezza con la tipologia, le caratteristiche di queste macchinette qua, che sono in agricoltura davvero un ottimo aiuto. Dai, cominciate a curiosare anche voi. Sulla parte posteriore della tramoggia avete il pulsante accensione e spegnimento, eccolo qua, on off. Mettiamo in moto questo biotrituratore. Mettiamo su on, vi do un consiglio: posizionate subito la leva del gas della macchina al minimo, tirate tutta dietro e poi date un paio di centimetri, in modo che adesso, quando il motore si avvia e è a freddo, non va a tutti quanti i giri massimi. Poi aprite la benzina, portate l'aria in avanti e date una bella tirata fino in fondo. Appena la macchina è partita, toglierete l'aria immediatamente. Fate scaldare un po' la macchina e poi inizierete a dare gas. Siccome il pollone, il succhione, è un ramo che contiene molte foglie, vi do un bel consiglio: fate seccare almeno una settimana sul terreno la vostra potatura e poi l'andate a tritare, in modo che le foglie sono appassite, quasi secche, il ramo ancora non è così duro, si è un po' seccato, ma va bene, e vedrete che viene fuori un lavoretto che è uno spettacolo. Ho messo in moto, vediamo subito come funziona, una meraviglia. Chiaramente tutto questo materiale rilasciato nel terreno, ragazzi, è oro, come dicevo, da rifiuto a risorsa, perché questo diventerà ben presto dell'ottimo compost. Ragazzi, in natura le piante nessuno le concima. Se noi utilizziamo questa strategia, vedrete che avrete un terreno soffice, pieno di microrganismi demolitori, lombrichi che girano, e le vostre piante miglioreranno, sono sicuro. Intanto, per i più curiosi, metto nel box informazioni il link di questa macchina qua, che rapporto qualità-prezzo, per quello che dobbiamo fare noi in campagna per togliere i polloni e i succhioni, scusatemi, ho Bella, un border collie femmina che è una giocarellona, è davvero eccezionale, perché ragazzi, quando lavoriamo in campagna e bisogna tritare tutta questa potatura, queste macchine qua sono davvero davvero eccezionali.
Allora, poi ci sono anche più professionali, meno professionali, ci sono quelle là che sono elettriche, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Cliccate, guardatevi le schede, iniziate anche voi un po' a curiosare. Intanto io continuo un po' a lavorare, se mi lasciano un attimo in pace. Ragazzi, io vi saluto così, si è fatto anche tardi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando, sempre pollice in su, prodotti biologici, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!